Quando Gianrico conduceva le sue pericolose indagini, la tua compagna di allora, la compagna di oggi probabilmente, non lo so, com'era il vostro, la vostra vita? In realtà, siccome mia moglie fa e faceva il magistrato, la questione era per certi aspetti semplificata. Devo dire che ovviamente avere la scorta e avere dei problemi di sicurezza, che per un certo periodo si estesero anche a lei, perché una frangia pericolosa di questi criminali, avendo constatato la difficoltà di colpire l'obiettivo principale che ero io, aveva immaginato, questa non è una congettura ma qualcosa che è emerso dagli atti dei processi, di operare in maniera obliqua, quindi ci fu anche una tutela diretta. Però devo dire, se fai lo stesso lavoro e hai, insomma, un certo grado di consapevolezza di queste cose, accetti il tutto come una parte del meccanismo. Non voglio fare nessuna retorica eroica, perché proprio non mi appartiene. Ti abitui a vivere in un certo modo, sapendo che comunque sarà qualcosa di provvisorio. È stato qualcosa di provvisorio, anche se abbastanza prolungato, perché come dicevo è durato 5 anni, ma io ricordo molto preciso di quando andai dal procuratore generale a dire: ma la prossima riunione del comitato di che mi tolgano la scorta. Lui mi guardò proprio come si guarda un folle, mi dice: ma che stai dicendo? Faccio, sto dicendo che me la tolgano perché non serve più, lo sapevo, lo saprò ben io, non ero certo un pazzo, non era né una richiesta di uno che vuol fare l'esibizionista, neanche meno un atto di eroismo da 4 soldi, ma semplicemente la consapevolezza che quella stagione fortunatamente era finita e che quindi, diciamo, ci si poteva sbarazzare di questa, diciamo, di questa appendice. Però per rispondere e concludere la risposta alla tua domanda, tutto sommato non vi sono state grandissime alterazioni della normalità per effetto di quel tipo di vita, che pure, ripeto, in certi periodi, diciamo, la mia scorta, come quella di Michele, era una scorta consistente. C'è stato un periodo, diciamo, davvero una macchina avanti, una dietro e quella in mezzo. E vabbè, era una cosa necessaria, è giusto che ci sia stata, ci ha consentito di fare, credo con efficacia, quello che dovevamo fare senza avere preoccupazioni, diciamo, di altro tipo. Michele? Ovviamente ci sono alcuni aneddoti che adesso fanno sorridere. Per esempio, il mio primogenito, quando andavamo al mare, anch'io ho fatto l'esperienza di fare il bagno alle 7 di sera con la spiaggia semi vuota, per ovvi motivi, con una serie di persone con una sacchetta colorata, perché poi fin comincia proprio così. All'interno c'erano gli M12, cioè le mitragliette, e io che facevo il bagno, uno sciacquetto, diciamo così. E Giovanni, che quando andava a casa degli altri, diceva: ma i carabinieri dove stanno? Si era convinto che i carabinieri fossero in tutte le case. Oppure, che ne so, il giorno in cui viene sequestrato un quantitativo di, mi pare, una trentina di chili di tritolo al confine jugoslavo, e il soggetto dice: serve per far saltare in aria un magistrato che vive in una caserma a forma di H, io ero l'unico che viveva in una caserma così. Ovviamente non riusciamo a custodire il segreto manco per sbaglio. Mia madre lo legge sul giornale e la mattina dopo piomba nella caserma di Brindisi, dove io ero recluso, che aveva scritto la lettera di dimissioni dalla magistratura, che le madri hanno, diciamo, metodi più tranchanti. Insomma, sono tantissime. Il punto vero è questo, che, come diceva Gianrico, se entri nella mentalità, e noi eravamo in quella mentalità, che quello era il tuo dovere, e peraltro io lo facevo con grandissimo piacere, cioè non ho mai sofferto. Se, per una causa giusta, uno può stare pure in galera. Alle volte discutevamo su una cosa triste, cioè quando una persona cede dopo una detenzione, no? E noi vivevamo in maniera molto simile, e ci chiedevamo: che cosa ti fa cedere di più, l'essere innocente o l'essere colpevole? Io ho sempre pensato che quando combatti per una causa giusta, e combattere per la propria innocenza è una causa giusta, importantissima, sei l'unico che può farla veramente quella battaglia. Devi resistere in tutte le maniere. Noi lo facevamo, insomma, io me lo ricordo, eravamo dei ragazzini, tutto sommato. Lo facevamo con tutto il cuore, con tutta la determinazione, qualche volta anche troppa.
se qualche errore abbiamo commesso era quello di non voler mostrare mai la paura, e quindi forse qualche volta siamo apparsi anche un po' tracotanti, e chiedo scusa adesso per allora, però noi eravamo convinti, come diceva la dottoressa Palamate, che bisognasse farlo e basta, cioè, non ci ponevamo il problema, come succede spesso adesso, soprattutto in politica, no?